piscina di Campo Loniano, Rieti, centro d'Italia, per Special Olympics con Enrico Faraglia, direttore provinciale Special Olympics. Grande occasione che onora la nostra città. Beh, questa è veramente una grande occasione, anche se poi noi di Special Olympics abbiamo una grande prerogativa, quella di non fare soltanto ed esclusivamente eventi, ma di seguire i ragazzi con disabilità mentale e intellettiva tutto l'anno attraverso lo sport. E con un campionato regionale. Sì, più che regionale è interregionale, perché ci sono delle delegazioni dell'Umbria, dell'Abruzzo, e quindi non è solo ed esclusivamente un qualcosa di regionale, ma questo è in previsione proprio dei giochi nazionali che si svolgeranno a Montecatini dal 4 all'11 giugno. Una grande occasione, un'occasione di più per verificare delle performance eccezionali di questi meravigliosi ragazzi, di queste meravigliose ragazze, che ci ricordano una volta di più che siamo tutti diversamente abili. Ah, io sono veramente diversamente abile in acqua, sull'acqua solida, quindi sugli sci me la cavo abbastanza bene, sull'acqua veramente sono veramente diversamente abile. Però qui si gareggia alla pari, significa che tutti quanti hanno la possibilità di vincere con le loro capacità, e quindi questa è una cosa fondamentale e importante per non discriminare veramente nessuno. E per chiudere oggi, Enrico, orgoglioso soprattutto perché? Non lo so, perché sono orgoglioso? Perché si fa a Rieti. Perché la nostra città è inclusiva, perché la nostra città tiene a queste cose, e questa città sta facendo vedere che è possibile fare. Con Rieti, centro d'Italia, città futura, proiettata verso un avvenire radioso nel segno dello sport. Sempre, sempre, lo sport è qualcosa che avvicina, e noi siamo diventati non solo vicini ma amici.